Bene qua. Marcello, è stata una partita dura per Gladiatori, con tanti cartellini gialli, tanti interventi fallosi, tanti episodi dubbi. È un punto guadagnato oppure c'è amarezza per non aver conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato? Sì, è stata una bellissima partita, molto combattuta da tutte e due le parti. Una partita che potevamo vincere, potevamo perdere, ma faccio i complimenti ai ragazzi perché non abbiamo mai mollato fino alla fine e abbiamo avuto delle belle occasioni. Abbiamo, secondo me, rischiato poco, tranne su episodi, su rimpalli e errori nostri, che ci può stare su una partita di 90 minuti contro un avversario molto, molto forte, molto di qualità. Quindi prendiamoci questo punto e andiamo avanti con voglia di sempre di migliorare. Oggi, fascia di capitano al braccio, ti senti ancora più responsabilizzato e da un punto di vista tattico quest'anno stai giocando più spesso con Collocolo e Caligara, che ovviamente conoscevi già dalla scorsa stagione. Come sono i movimenti nel 4-3-3 per te che sei playmaker rispetto al 4-3-1-2 dell'anno scorso? Ma guarda che per quanto riguarda la fascia da vice capitano è per me un orgoglio, è una cosa che ti dà automaticamente molto più responsabilità, una cosa che me la sento di poter fare, ma sappiamo tutti chi è il capitano e quanto è importante Federico per noi. Per quanto riguarda tatticamente, sì, cambia qualcosina sul gioco, si gioca molto più in ampiezza, in larghezza, ma diciamo che per me non fa differenza. L'anno scorso sì, avevamo il trequartista, ma mi trovo bene, molto bene con questo sistema di gioco, come lo interpreta anche il mister, mi piace tanto, che vogliamo giocare sempre alla palla. E questo secondo me è la cosa più importante. Poi ovviamente in una partita non si può sempre rischiare, ci sono anche episodi che magari devi cambiare, ma abbiamo la qualità per fare tutte e due le cose, sia magari palle lunghe, palle corte, quindi sono contento di questo. Un giudizio su Gondo, un attaccante moderno che immagino aiuti anche molto voi a centrocampo, pulisce tanti palloni, si sacrifica, corre, oggi si è conquistato anche un rigore. Per voi centrocampisti è importante avere un attaccante che fa tutto questo lavoro e che fa tutte queste cose? Sì, è fondamentale avere un attaccante come Cedric davanti che ti fa salire la squadra. Poi, come abbiamo visto quando si è preso il rigore, c'ha anche un'ottima qualità come gestisce la palla e si è guadagnato tutto il calcio di rigore da solo e sa fare tutte le cose. Quindi, ovviamente è diverso da Federico, ma in una squadra se vuoi fare un campionato importante come l'anno scorso, è giusto avere questi tipi di giocatore. Tu conosci molto bene Dario Saric, siete arrivati insieme qui ad Ascoli. Come lo sta vivendo, come sta vivendo questo momento e se gli hai dato qualche consiglio, visto che poco fa il mister ha detto che Dario è un po' disorientato da tutte queste voci di mercato che oramai si rincorrono da maggio. Ah, ti dico la verità, a me non mi piace parlare di altri giocatori in questo momento perché so troppo poco, perché ognuno ha poi la sua situazione contrattuale. So che Dario è un giocatore che ha sempre dato il massimo per questi colori, è un giocatore che sicuramente spero che sarà presto sistemato o qua o da un'altra parte, perché è un giocatore forte, un giocatore che merita. Non è facile per nessuno stare in questa situazione, quindi spero e gli auguro il meglio. Tornando alla partita, alla prestazione, siete fiduciosi di poter ripetere un campionato simile a quello dell'anno scorso? Siete partiti bene, ha detto il mister, due prestazioni più che soddisfacenti contro due squadre molto forti, perché la Ternana e la Spalla hanno tutte le carte in regola per giocarsela nell'altra classifica. Siete fiduciosi e tu, che comunque sei qui oramai dal 2020, pensi che si possa replicare quanto di buono fatto nell'anno scorso? Ma io, come ho sempre detto, penso partita a partita. Se giochiamo come queste due partite, penso che possiamo ripeterci. Poi il campionato è lungo, il campionato è difficilissimo, con tante squadre attrezzate.
Poi sappiamo tutti che l'anno scorso abbiamo fatto un anno bellissimo ed è giusto credere e di provare per fare le stesse cose, se non meglio, ma sappiamo che niente è scontato e tutto arriva con il lavoro, con tutto. Poi la qualità c'è, però la strada è lunga. A posto? Grazie.